Resistenza ad abrasione, strappo e taglio 10-12 volte più alta rispetto alla pelle comunemente usata in questo settore. Ha detto Paolo che quando la provi non te la levi più. È comodissimo. Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avete visto in un video precedente, siamo qui perché dobbiamo andare a fare un incontro con un probabile prossimo sponsor che magari ci passerà una bella tuta su misura. E nulla, vi lascio qualche immaginina di intro e poi andiamo a vedere cosa ci presentano oggi. Sia prototipi fatti nel corso di quest'anno che poi le tute standard che abbiamo lanciato ora con le colorazioni definitive, ci manca la variante rossa, poi c'è il giallo e il nero, manca il rosso per l'adulto, mentre per il bambino c'è la variante nero turchese, giallo blu. E anche qui manca il rosso e blu, che la variante rossa ci è rimasta indietro per il materiale. Zona rossa meglio di no. Te la provi già qui, comunque se non l'avevi provata, vedi un attimo. Sono autorizzato io a fare video. Sì, sì, si fa riprendere, se il video ci sta. Faccio così, vai. Ha detto Paolo che quando la provi non te la levi più. È comodissimo. Sicuramente rosso e nero. È verde del padre. Il verde del tuo padre. Cioè sì, ti faccio vedere come avevo quella dell'anno scorso. Questa è la versione che facciamo noi. Com'è? Sembra tanta roba. Comodo come? Con lo spazio per il paraschiena. Col paraschiena secondo me ti va. Sembra abbastanza precisa. Sì, precisa, sì. Tanto devo dimagrire, quindi. Sì, però te la vedo bene, te la vedo. Ti guardavo allo specchio in realtà. Ah, qua. Se. Yes. Grazie. Non devi star comodo quando sei in piedi, devi star comodo quando sei lì. Quando su. Sei morto. Sulla moto, se ti metti giù, senti che come se si rilassasse quasi il materiale. Dietro ti lavora bene, col paraschiena secondo me è la tua. Come ti senti? Parecchio comodo. Poi considera anche che sono tutte nuove, appena confezionate, sì, mai usate, quindi un attimino da un briciolino si assestano, si allentano. I papà palestra. Per provarle e prendere i riferimenti. Allora, togli la scarpa per cortesia. Ma fa palestra non mi accorcio. E però da larghi, quindi entra 52, 54. Giusto. Questo materiale innovativo che abbiamo brevettato in tutto il mondo, le caratteristiche principali di questo materiale sono resistenza ad abrasione, strappo e taglio 10-12 volte più alta rispetto alla pelle comunemente usata in questo settore. Grazie a questa resistenza che abbiamo ottenuto con questo materiale riusciamo ad avere dei DPI, delle tute finite
con un peso assolutamente inferiore rispetto a quello che un capo analogo della stessa taglia in pelle, e che allo stesso tempo ha un livello omologativo più basso, perché la pelle, per questioni di resistenze meccaniche e fisiche, non arriva ai requisiti e ai parametri che raggiungiamo con questo materiale. È completamente idrorepellente, è completamente traspirante, è un materiale isolante termico, quindi durante le scivolate non ci si brucia, è lavabile, basta togliere le protezioni, la fodera, si butta in lavatrice a 30 gradi e si lava, quindi questo è un ulteriore vantaggio. È eco-friendly, animal free, non si impiega nessun componente di origine animale, che anche questo non guasta di questi tempi. E è confortevole, comodo, accompagna bene i movimenti, diciamo è il concetto di una tuta quasi da ginnastica, del futuro. Futuro, diciamo. Comoda, morbida, confortevole, che comunque dà un livello di protezione e di sicurezza più alto, sia per il materiale di per sé, ma anche per il fatto che comunque durante l'utilizzo, questo lo abbiamo già verificato l'anno scorso, si perdono molti meno liquidi, si dura meno fatica proprio grazie alla traspirabilità. Quindi la freschezza, diciamo, atletica di un pilota che arriva a metà gara, all'undicesimo, dodicesimo giro, a cose normali, è già affaticato, stanco, sudato, qui si allunga di almeno un 50-60%, perché durando meno fatica anche lo stress fisico è minore. Questi sono un po' i punti principali salienti, oltre al vantaggio legato alla questione grafica. Essendo comunque una base tessile, qui graficamente si riesce a stampare, disegnare qualsiasi cosa, quello che si vuole. Gamma, diciamo, di personalizzazione. Eh sì. Come si può vedere? I vari colori, le varie colorazioni che fra l'altro già, insomma, di base hanno già delle grafiche bellissime. Vinci, per far capire che qui si può realizzare effettivamente tutto quello che si vuole. Cioè, ancora c'è un problema. Veramente, questo è stupendo. Bellissimo. La prima è stata a Misano. È fenomenale, veramente. Ma poi vedi i particolari, la definizione, insomma, è bella. Sì, sì, fenomenale, veramente. Sì, sì, si può fare una foto e riportarla sulla tuta. Appena finito questa consulenza, questa informa trattazione. Ma avremmo risolto qualcosa? Avremmo concluso qualcosa da questa grande azienda? Lo scoprirete solo iscrivendovi e aspettando il video. E vabbè, io vi do appuntamento ad un prossimo video e chissà, magari mi vedrete con una tuta nuova. Meh.